Buonasera, bentrovati a TG 2000, buon inizio di settimana. Bentornati cari amici. E dunque Leonardo, il calore, la gioia, l'entusiasmo della giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro continuano a riempire il cuore di tutti noi. Durante il volo che dal Brasile lo ha riportato stamattina a Roma, Papa Francesco ha avuto una conversazione davvero straordinaria a tutto campo con i giornalisti che viaggiavano con lui. Tantissimi temi affrontati dal pontefice, anche spinosi, con grande semplicità, chiarezza e franchezza, e a volte anche ironia, come sentirete nel servizio di Cristiana Caricato. Non c'era la chiave della bomba atomica, no? Francesco scherza sulla curiosità scatenata dalla valigia nera con cui era salito a bordo dell'Airbus 330 dell'Alitalia che lo portava a Rio de Janeiro. A distanza di una settimana, sullo stesso aereo che vola verso il Vaticano, svela il contenuto della borsa. E dentro cosa c'è? C'è il rasoio, c'è il breviario, c'è l'agenda, c'è un libro da leggere, ho portato uno su Santa Teresina, io sono devoto, ma io sempre andato con la borsa quando viaggio. Solo un assaggio dell'ora e 20 minuti ad alta quota spesi da Papa Bergoglio con i giornalisti al seguito, una conferenza stampa in cui si è concesso al fuoco di domande di vaticanisti di tutto il mondo, rispondendo con estrema libertà e straordinaria franchezza ad ogni tipo di quesito, anche più delicati e spinosi. Un incontro senza reti che ha lasciato senza fiato, in cui ha parlato del contestato IOR e del progetto di riforma della curia, indicando nella trasparenza e onestà i criteri per ridefinire la Banca Vaticana e nell'austerità la linea di condotta da tenere presente nella ristrutturazione in atto degli uffici e dei dicasteri vaticani. E poi il dolore per gli uomini che portano scandalo alla Chiesa. Noi abbiamo questo Monsignore in galera, credo che ancora prosegue in galera. E non è andato in galera perché si assomigliava alla Beata Imelda, precisamente, no? Non era un beato, no? Sono scandali quelli, fanno male. Ma non solo, la nostalgia per i vecchi curiali fedeli e low profile, l'insofferenza per gli yes men e le misure di sicurezza, il desiderio di ritrovare il piacere delle fughe per le strade di Roma insieme al piacere o alla pazzia di stare con la gente. In quel senso l'ho detto, perché la mia abitudine era, come diciamo noi in Buenos Aires, io ero un prete callejero. Un Papa felice, anche se stanco, dopo una settimana intensissima nel paese dell'allegria dei 3 milioni di giovani. Un pontefice che già guarda al prossimo viaggio in Terra Santa per l'incontro con Bartolomeo I e all'Asia, terra di missione che attende il successore di Pietro. E ancora Francesco, che risponde sul ruolo delle donne nella comunità ecclesiale, pur ribadendo il no al sacerdozio femminile, specifica che una chiesa senza donne è come il collegio apostolico senza Maria. Il rapporto con Benedetto, a cui lo lega una stima e un affetto profondo. È come avere il nonno a casa, ma il nonno saggio, quando in una famiglia il nonno è a casa, è venerato, è amato, è ascoltato. Lui è un uomo di una prudenza, ma non si immischia. I giornalisti pongono la domanda di rito sulla questione della comunione, divorziati e risposati, e il Papa replica con la notizia di un prossimo sinodo sulla pastorale familiare, ma anche sul tempo della misericordia, che impone anche lo studio della nullità matrimoniale. E ancora le cose belle, quelle dolorose dei primi 4 mesi di pontificato, dall'incontro con i vescovi italiani alla visita a Lampedusa, a Vatilix, problema ereditato da Benedetto XVI. Poi la venerazione per Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, che vuole santi insieme probabilmente in aprile nella Domenica della Divina Misericordia, e la secca smentita del caso Ricca, il prelato dello IOR accusato di condotta immorale da un settimanale e sottoposto ad investigazione previa. Infine anche la chiarezza su una delle vicende più intricate, quella della lobby gay in Vaticano. Deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutti non sono buoni, quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla?
E appena rientrato in Italia, come primo pensiero, Papa Francesco ha voluto rendere omaggio alla Vergine Maria ed è andato a pregare nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Non avendo però con sé dei fiori, il pontefice ha posto davanti all'icona della Madonna un pallone e una maglietta che alcuni ragazzi gli avevano regalato all'ingresso. Francesco si era recato, lo ricordiamo, nella stessa Basilica anche prima di partire, una settimana fa, appunto prima di partire per Rio. Adesso lo vedete nelle immagini, il pallone del colore tipici brasiliani che il Papa ha deposto ai piedi della Vergine Maria Santa Maria Maggiore. Ma noi torneremo a parlare di Rio e dell'atmosfera che si respira nella città brasiliana più avanti nel corso del nostro telegiornale. Ora però, purtroppo, Leonardo, dobbiamo parlare della tragedia che è accaduta ieri sera, che ha sconvolto l'Italia intera. Un pullman di turisti che viaggiava a velocità elevata sulla A16 nella zona di Monteforte Irpino ha travolto alcune auto incolonnate per poi sfondare il guardrail e precipitare da un'altezza di circa 30 metri. Pesantissimo il bilancio delle vittime. Per noi c'è Alessio Aversa sul luogo del disastro, al quale chiediamo tutti gli aggiornamenti. Alessio. Allora, io mi trovo al Pala Butano di Pozzuoli. In questo preciso momento sono arrivati i parenti delle vittime, li abbiamo riconosciuti perché ci sono state anche alcune scene di isteria e sono stati naturalmente soccorsi dai paramedici e dalla protezione civile. L'impatto è avvenuto alle 20:30 di ieri sera e questo pullman ha sfondato praticamente in New Jersey questa barriera di cemento armato e ha fatto un volo di 30 metri andando a nascondersi all'interno della vegetazione. I soccorsi sono stati difficilissimi e per quanto riguarda le salme sappiamo che alle 17:40 hanno lasciato la camera ardente di Monteforte Irpino e stanno arrivando qui. Ora vi diamo invece quella che è stata la cronaca di questo incidente, di questa tragedia. Sono 39 le vittime del tragico incidente di questa notte a Monteforte Irpino. Il volo di 30 metri giù dalla A16 Avellino-Napoli è costato la vita a un gruppo di persone che aveva scelto di trascorrere lo scorso weekend tra le terme di Telese e la terra di San Pio, Pietrelcina. Per molti, tutti provenienti dalla zona di Pozzuoli, era l'unica vacanza di quest'estate. Ora i loro parenti piangono all'esterno delle sale mortuarie allestite prima nella scuola di Monteforte, poi a Monteruscello, dove domani si terranno i funerali. Piangono anche perché vogliono capire cosa sia successo, cosa abbia portato l'autobus a schiantarsi così violentemente contro un guardrail dell'autostrada. Un guasto o la forte velocità? Ancora nulla è chiaro. C'è da fare l'esame autoptico del conducente, quindi tutte le cause possono essere una concausa dell'evento, ma affermare che quella sia o questa sia la causa in questa fase io non posso dire niente. A lottare tra la vita e la morte in queste ore ci sono altre 9 persone. Tra queste 5 bambini ricoverati al Santo Bono. Per loro si prega, ma in questi momenti le parole diventano inutili, soprattutto quando si ascoltano storie come quelle di due genitori che, non potendo permettersi le vacanze, hanno affidato ai nonni i loro figli. Nessuno di loro però potrà raccontare com'è stato il weekend a Telese e a Pietrelcina. L'unica cosa che possiamo dire è quello di pregare per chi crede veramente, affidare al Signore tutti quelli che sono morti e soprattutto stare vicino a tutti i parenti, con gesti concreti, far sentire a tutti i parenti che è anche nostro il loro dolore. Allora, il procuratore di Avellino, Rosario Cantelmo, indaga per strage, i nomi ancora non sono noti, mentre il Premier Enrico Letta ha convocato un consiglio dei ministri urgente e domani sarà lutto nazionale. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 nel palazzetto, appunto qui al Pala Butano di Pozzuoli, e la funzione sarà presieduta dal vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella. Prima di lasciare la linea allo studio, io manderei il servizio che testimonia una comunità scioccata, che è appunto quella di Pozzuoli. Uno in particolare, Gennaro Esposito, è stato sempre qua insieme a noi, sono pure amici che hanno abitato insieme da parecchio tempo. La sorella di un ragazzo che purtroppo mi sembra che sta in ospedale in condizioni gravi. Noi già da ieri in piazza qua, che quello fa parte anche della chiesa qua,
Abbiamo saputo che è successo un incidente sulla tangenziale, questo pullman è andato a finire fuori alla strada. Sì, sì, pure io sono stata a Padre Pio, alla Madonna del Cancello, magari tu sei del destino, David. Stamattina ho saputo che stava un'amica di mio figlio, di 10 anni, e mi sento ancora male perché comunque sta bene la bambina. I nonni sono morti, sicuramente è rimasta scioccata questa bambina, lo ricorderà tutta la vita, lo ricorderà sicuramente. No, non appartengono alla parrocchia, le notizie trasmesse sono sbagliate perché noi non abbiamo fatto nessun pellegrinaggio. La notizia che sappiamo comunque è che era una gita privata che andavano alle terme, di cui c'erano persone conoscenti nostre qui della comunità che erano presenti, che sono parenti poi dei ragazzi che frequentano la comunità. Non sappiamo ancora notizie certe, quello è il discorso, ma qui stavamo parlando con lui, non sappiamo notizie certe, né tantomeno possiamo chiamare i parenti per dire guardate è vero che è successa questa cosa, se non è vero che figure facciamo? Io ho fatto il viaggio col Puma, siamo andati a Lourdes, si è fatto una bella cosa, poi su quelle cose che vedi a freddo parlare di queste cose, non, che se ci stanno conoscendo sicuramente, perché gente del posto. Una tragedia per noi nel senso, perché poi sono molti locali, so che anche mi sembra un fratello di questo, il fotografo, mi sembra che è stato coinvolto anche, e delle famiglie, però non so ancora i nomi, conosco diciamo qualcuno così. No, questa cosa del pullman io sono sconvolta proprio 5 minuti fa, l'ho letta, veramente sono dispiaciuta. La pagina politica al centro del dibattito, la sentenza della Cassazione sui diritti Mediaset e su Silvio Berlusconi, che potrebbe essere condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione e a 5 di interdizione dai pubblici uffici. Sentenza attesa fra domani e giovedì, che potrebbe provocare non pochi sconvolgimenti nel governo. Ne ha parlato anche il premier Letta da Atene. Sentiamo. Enrico Letta, in visita ad Atene, dà atto alla Grecia di essere vicina all'uscita del tunnel. Una buona notizia, dice, anche per l'Italia. Un legame, quello tra due paesi, che sarà ancora più rafforzato dalla staffetta che nel 2014 ci vedrà a turno a capo dell'Unione Europea. In questo senso, non manca una stoccata alle politiche economiche dell'Unione. Sulla Grecia ci sono stati forti errori da parte dell'Europa negli anni scorsi. La crisi sarebbe stata diversa. Avrebbe creato meno disastri finanziari, avrebbe fatto perdere meno posti di lavoro in tutta Europa se l'atteggiamento europeo verso la Grecia all'inizio fosse stato differente. Circa le questioni interne, Letta annuncia per la fine dell'estate una messa a punto del raccordo governo-parlamento e, a precisa domanda sul rapporto tra esecutivo e destino giudiziario di Berlusconi, afferma «l'Italia è più stabile di quanto pensiate». Ma le fibrillazioni sono destinate ad aumentare in vista di domani, ovvero dell'udienza presso la Cassazione del processo per i diritti Mediaset. La sentenza non dovrebbe arrivare prima di mercoledì, ma nel caso di conferma della condanna dell'imputato può accadere di tutto, sia nel PDL che nel PD. Un singolo caso giudiziario che non dovrebbe avere ripercussioni sulla vita delle istituzioni, liquida la vicenda la Presidente della Camera Boldrini, che parlando alla stampa parlamentare ha invitato a procedere con le riforme costituzionali nel massimo coinvolgimento di tutti i partiti, senza steccati. Cambiamo argomento adesso, domani il saluto al cardinale Ersilio Tonini, scomparso ieri all'età di 99 anni. Oggi intanto almeno 1000 persone hanno partecipato alla messa in suo onore a Ravenna. La camera ardente allestita nella chiesa di Santa Teresa rimarrà aperta fino alle 22. Il servizio. Un padre per tutti i ravennati, ed è stato veramente una cosa grande, buona, una persona umile, in mezzo a tutti, sempre a piedi. È una persona con la quale si parlava benissimo, una persona semplice, una persona alla mano. I suoi fedeli lo ricordano per la semplicità e la schiettezza di sempre. In molti sottolineano le grandi doti di pastore, anche mediatico e di comunicatore, che aveva esercitato fino a non molto tempo fa. Il cardinale Ersilio Tonini aveva compiuto 99 anni il 20 luglio scorso. È rimasto lucido fino alla fine, come ricorda Suor Virginia, dell'Istituto Santa Teresa, la casa di anziani e malati dove lui stesso, fin dall'inizio del suo episcopato nella diocesi di Ravenna Cervia, aveva voluto vivere, dove è rimasto fino all'ultimo dei suoi giorni. Mi è sempre stato lucidissimo e diceva adesso mi preparo per andare, dice, ma dove deve andare? È dal Signore,
E così, capito? Poi il signore poi è bravino, quindi diceva già. Quando lascia la cattedra episcopale per limiti di età, Tonini non smette di essere il pastore che raduna i giovani, che avvicina gli ultimi, che incontra i lontani dalla Chiesa e dalla fede, con i quali si confronta anche nei dibattiti televisivi. Hanno potuto ascoltare un pastore convinto, convincente, forte, ma nello stesso tempo anche simpatico e disponibile, pronto al dialogo con chiunque senza porsi troppi problemi. Quindi in questo senso ha svolto un ministero di evangelizzatore anche dopo che ha smesso di fare il vescovo. E adesso, Barbara, ci spostiamo in Calabria, dove continuano gli sbarchi di immigrati sulle coste. 102 siriani sono stati soccorsi in mare dalla Guardia di Finanza e trasferiti nel centro accoglienza di Capo Rizzuto. Isabella Fagiano. Stanno tutti bene dopo giorni trascorsi in mare senza sapere se e quando avrebbero di nuovo visto la terraferma. 102 migranti siriani sono sbarcati sulle coste della Calabria, tra loro anche due donne e diversi bambini, la più piccola ha appena 4 anni. Sono arrivati intorno alle 11 di questa mattina al porto di Crotone, sani e salvi, a bordo dei mezzi navali della Guardia di Finanza. A notare la barca, circa 17 miglia dalla riva, sono stati i militari di frontiera durante un pattugliamento aereo. Si trovava nelle acque internazionali. Hanno immediatamente capito di avere di fronte un gruppo di migranti e non si sbagliavano. Oltre 100 persone accalcate da giorni su un unico peschereccio di 17 metri, un'imbarcazione che normalmente accoglie un equipaggio di non più di 10 persone. Ora di questo e di altri reati dovranno rispondere i due scafisti già fermati dagli agenti, grazie anche alle testimonianze raccolte durante il salvataggio. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Da qui uomini, donne e bambini dovranno ricominciare una nuova vita. E adesso, Leonardo, dunque, come promesso in apertura di telegiornale, è arrivato il momento di tornare a Rio de Janeiro. La giornata mondiale della gioventù è finita ieri, lo sappiamo, ma in Brasile si continua a respirare un clima gioioso, un clima di festa. Un Brasile che sente già la mancanza di Papa Francesco, ha già saudagi, come si dice laggiù, cioè nostalgia del pontefice. Chiedo conferma a Fabio Bolzetta, collegato per noi da Rio de Janeiro. Fabio? È così, Barbara e Leonardo, buonasera a tutti. Sono di ritorno a casa, ma vi assicuro che la mia gioia è molto più grande della stanchezza. Con queste parole affidate ad un tweet su internet e rivolte ai pellegrini che hanno partecipato a questa giornata mondiale, Papa Francesco ha fatto ritorno in Vaticano. E il giorno dopo la partenza, Rio si è risvegliata con l'impronta di Francesco, un'impronta lasciata non sulla sabbia ma sul cammino della Chiesa brasiliana, di quella latinoamericana che visto al Soglio di Pietro per la prima volta un figlio proprio di questa terra, ma soprattutto l'impronta lasciata nel cuore dei giovani di tutto il mondo, che qui a Copacabana, qui a Rio de Janeiro, hanno ricevuto un mandato preciso. Nella veglia e nella messa di chiusura della GMG, proprio presieduta ieri dal Santo Padre, Francesco ha detto ai giovani del mondo: conto su di voi per edificare un mondo nuovo. Una distesa di circa 3 milioni di pellegrini lungo tutta la spiaggia, e oggi, il giorno dopo, come dicevamo, è una visuale diversa quella che vi mostriamo. Le immagini infatti si riferiscono a pochi minuti fa, quando le abbiamo registrate, una spiaggia sgombra, se vogliamo, ma nella quale si cominciano a spostare le transenne, a smantellare le prime torrette che puntellano tutti i 4 chilometri di costa bagnata dall'Atlantico. C'è chi parte ma anche chi resta, chi infatti è pronto con la valigia in mano a fare rientro a casa e chi invece si sposta per partecipare ora a fine GMG alla settimana missionaria, altri invece ne approfittano per guardare alla città in un momento di pausa da eventi, dunque a conoscere anche meglio Rio de Janeiro. E per una GMG che si chiude, lo sguardo è già rivolto a Cracovia per la prossima giornata mondiale nel 2016. E proprio qui a Rio de Janeiro il nostro Paolo Fucili ha raggiunto l'arcivescovo della città che ospiterà la prossima GMG, l'arcivescovo di Cracovia, il cardinal Ziwic, la terra Cracovia di Giovanni Paolo II, per un altro ennesimo straordinario abbraccio. Guardate con noi. Una prossima giornata mondiale da gioventude, no anno 2016, è in Cracovia.
Decisione del Santo Padre, ma iniziativa partita dai giovani a Madrid. Hanno gridato dopo Rio, Cracovia. Sarà grande ringraziamento per questo grande pontefice che ha cambiato la storia, ha cambiato il mondo e ha avvicinato la gioventù del mondo a Gesù Cristo e alla Chiesa. Lui vedeva molto più avanti. Ha visto che la gioventù ha bisogno delle guide. La gioventù bisogna dare risposte, orientarli verso il bene assoluto che è Dio. E così questo si realizza. I profeti non sempre sono accettati durante la vita, ma dopo la morte si vede e si torna a tutto quello che hanno lasciato. Di questa edizione di Rio cosa vorrebbe portare a Cracovia? C'è un qualcosa che magari sta pensando, ecco, vorrei che a Cracovia le cose fossero così, vorrei che ci fosse... Svegliare entusiasmo. Qui era grande entusiasmo, certamente unito anche al temperamento latinoamericano, vivacità, anche bel canto, musica. Sì, questo sì. Al nord dell'Europa la gente è più riservata, meno spontanea. Ma quando c'è bisogno un po' di spontaneità, anche capace. Cracovia aperta e si apre ancora. Spero di invitare tutti a collaborazione, non solamente la diocesi di Cracovia, che è grande diocesi, 1.600.000, ma anche tutta la Polonia, tutto l'Episcopato. L'invito è partito dall'Episcopato insieme. Cari amici, è tutto. L'appuntamento come sempre per domani, dopo il Rosario da Lourdes. Buon proseguimento di serata allora.